Si chiama Valtellina Wine Trekking e si presenta in vista dell'estate ai visitatori che vogliono abbinare enogastronomia e conoscenza diretta del territorio e dei suoi prodotti. Il progetto che vi stiamo presentando e che è stato reso possibile grazie a un finanziamento di Comunità Montana di Sondrio e del Comune di Sondrio, ci ha permesso di creare 11 percorsi pedonali ad anello che si sviluppano proprio attraverso le zone storiche di produzione dei vini di Valtellina. Sono 11 percorsi della durata di circa un'ora e mezza, partono tutti dalla strada del vino e dei sapori della Valtellina, rimandati tutti al Valtellina Outdoor, che è il sito di riferimento dove sarà possibile scaricare tutto il materiale informativo e descrittivo. All'interno del programma di eventi estivi del Valtellina Wine Festival, una data dedicata proprio al lancio del progetto Valtellina Wine Trekking, che avrà luogo il 9 luglio. Ci siamo resi conto da tempo che abbiamo un territorio magnifico, ora dobbiamo semplicemente farlo vivere. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati ormai da parecchi anni, come strada del vino dei sapori, e stiamo cercando di mettere insieme tantissimi attori, i più virtuosi che ci sono sul nostro territorio, quelli che guardano al dettaglio, guardano alle piccole cose, ma che sono in grado poi di rendere unico il nostro territorio. I terrazzamenti sono ben 2.500 km di terrazzi di muri a secco che sono incredibili ma difficilmente avvicinabili. Il territorio ha delle pendenze incredibili, di conseguenza dovevamo andare oltre la semplice strada del vino, che è transitabile in automobile, e rendere un qualcosa e creare un qualcosa che potesse portare all'interno in questi terrazzamenti per far godere di questa magnifica architettura che qualche pazzo, geniale pazzo, un migliaio di anni fa si è inventato di costruire sulle nostre Alpi. Condividiamo col settore vitivinicolo lo stesso territorio, un territorio che per noi è importante non solo dal punto di vista produzione dei grandi vini che ne derivano, ma per noi anche dal punto di vista della frequentazione turistica, apprezzare il paesaggio fortemente connotato dai muretti a secco, per cui questa collaborazione consente di contemperare le esigenze di tutti e di dare una grande opportunità a chi frequenta la nostra valle, quindi avere anche quelle esperienze e quelle emozioni legate alla frequentazione sul posto di quelle peculiarità che tanto ci contraddistinguono.